E salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video sui nostri canali. Qui a fianco a me c'è una persona che non ha bisogno di presentazioni perché lo conoscete tutti. Lo conosce anche Obama ed è il vostro carissimo. Ottimo, direi. Questo è un inizio, caro PS2. PS2 forever. Non dovevo dirlo. Ah, figurati. Vi parla Ah, PS2 stoppiamo Forever. il video, ricominciamo. Vi parla PS2 Forever. PS2 Forever. Con L'agenda. PS2 L'ho forever. chiamato. Con il camera e con la PlayStation. No, con la La PS2 PS2 camera. camera. Oppure la camera Forever. PS camera Forever. PS camera PS nonna Forever. forever. Va bene, abbiamo già perso 50 secondi per idiozie. No, cazzo, cazzo. Ecco a voi il video di recensione dei giochi P. S. S, 2, 3. L'acerrimo nemico di PS2. Eccolo qua. Sì, vai. Chi deve iniziare con la PS2? Direi che è meglio che inizi tu. Io? Do. Però dopo guarda che parlerò per un'ora. Vabbè, Vai, vai, vai. parlo io. Iniziamo con un gioco che il caro zio Niker, che salutiamo, ha detto non gli è piaciuto. Il film, però non so se gli piace il gioco. Vabbè. Se sapete leggere. Dillo. Va bene, sì. C'è scritto THEAMAZING, poi c'è una cosa rossa e poi c'è SPI. Una D che manca un pezzo, ER No, sembra una G. trattino, Cioè, sembra trattino. una G al Una contrario. G al contrario, trattino M, che sembra anche una W di wrestling, A N, e poi c'è la faccia di un tizio mascherato con due occhi gialli. Così è in modalità Alfonso anche PS2. Però io è meglio che dico modalità gioco, ovvero The Amazing Spider-Man. Vedete con tanto di effetto. Cosa? Ah, ti ho paragonato a lui, hai ragione. Lui è peggio. Allora. Non tu, lui. Ah, giusto, tu a te ti manca, hai ragione. Allora, il voto di questo gioco. Il voto di questo gioco che c'è scritto. Ah, non vi ho fatto vedere il retro. Il tuo potere, le tue scelte, il tuo mondo e il tuo telefono. Il voto in questione è. Tuo telefono, ma Ripeto. Il voto in questione è, ecco, 6,5. Perché abbiamo, ho dato 6,5 a questo gioco? Semplice, perché Spider-Man non mi piace. No, scherzo, mi piace Spider-Man, però il gioco, il gameplay è molto bello, è ricco, innovativo, è simile a quello della serie di Arkham perché ci sono gli attacchi leggeri, poi c'è il contrattacco con triangolo, con L2 se non sbaglio si evade dai pericoli. E certamente il 6 equivale soprattutto non al gameplay ma alla mappa di gioco perché è davvero vasta. Devo ammettere che New York è più vasta che mai, infatti c'è scritto se non sbaglio. non c'è scritto. No, in un gioco ricco di libertà e azione, alias c'è scritto. Da notare che questo gioco implementa la funzionalità PlayStation Move, come c'è ben scritto di qua. Vedete, funzionalità PlayStation Move. È inutile che vi parli della trama del gioco perché ricopre quella del film che è uscito nel 2009, se non sbaglio. Controllo un secondo, allora, riguardo alla data, se non sbaglio, se la trovo questa cavolo di data. No, 2012. 2012. Quindi la trama è inutile che ve la spiego perché vi andate a vedere il film, detto in maniera generale. Ora tocca al caro PS2. Ah sì, sarà dormito. Ah, a proposito, mi sono scordato di dire che la giocabilità, quindi ve l'ho detta, la longevità. La longevità. Schifo. Devo dire media. Ah. Longevità media. Grafica. Normale. Allora, che cazzo c'è scritto? Il gioco che vi porto io è... Sì.
Che piace a Zero Absolute, che salutiamo. E Watch Dogs. Come il cane, come il cane, come il cane. Allora, Impazzisca, guarda cani. Guarda i cani. Watch Dogs. La gra... Ah, il voto è questo qua che mi viene mostrato sotto alla sinistra o alla destra. O sopra, se... non lo so, do cazzo mi viene mostrato. Comunque, verso sotto qua. Il voto, dirlo. Sarà bloccato. Sette. Devi indicare prima. 7 punti. A me. Vabbè, la grafica è media, perché fa un pochino schifo. Si è scritto tutto a proposito. Pure tu, zio. Io ho scritto solo i voti, solo i voti. Aspetta, che c'è scritto in giapponese. Che cazzo c'è scritto? Giocabilità. Okay. Non è giapponese. È italiano, è doc. È italiano, doc. Allora, è... la giocabilità sembra la GTA, mentre... Hackerare. No. No, non so neanche che significa hackerare. Sì. Che significa? Che scopri... Vai a controllare il hacker. Ma controllare le giacche? Sei contro le... Fai cose da computer quando la legge la non puoi fare. Vai sui siti... Siti della CIA. I siti camera di quel gioco. La novità è hackerare. Poi la longevità. Ma cosa puoi hackerare? Ma cosa puoi hackerare? I tre. Che cazzo che hai detto una parolaccia. Non capisco perché. Longevità. L. Vado. La longevità è elevata. La prossima volta gli faccio scrivere a lui le battute. Ma... cosa puoi hackerare? Scusa. Cioè, ragazzi. È un po' come il califfato. Che c'entriamo il califfato? No, per dire un coso arabo. Ma quanto è stupido. Ma io ti voglio bene. Io no. Cosa puoi hackerare? Dispositivi mobili? Insomma, telefono? Tutta la città. Ecco, i lampioni per provocare un blackout, tutto quanto. Il protagonista come si chiama? Allevatore. Non te lo dice. No. Aiden Pierce si chiama. No, si chiama Dogs. Si chiama Aiden Pierce, il protagonista. Si chiama Aiden Pierce. Ed è appunto un hacker. Io non ci gioco da tipo 2 o 3 anni, quindi non me lo ricordo bene la trama. Ma hai capito che... Però posso dire che il personaggio non ha un buon rilievo, non ha un buon... Non viene visto, non viene molto apprezzato e valorizzato dai fan, però a me mi è piaciuto. Ho detto Uden List. Non mi importa. Ora tocca di nuovo a me. Il gioco che vi recensirò della PlayStation 3, che abbiamo portato un episodio ma ha fatto la fine della merda, è questo. Da notare, yeah, la pellicola che è tipo trasparente, non so se si vede, che si muove, tipo se lo muovete. Che si muove tipo si muove. Se si muove così, si vede che si muove così. Cioè, non lo so, è una di quelle copertine. Ti sei imballato, di niente. Sì, di sicuro. Quindi, il Signore degli Anelli, la guerra del nord. Che non, mi ricordo la data, porca zozza. Mi sembra 2011. E la data è del 2011. Ho messo 2011. Non è 2011, scusatemi. Comunque, 2012. Il voto di questo gioco... che non è scritto. Va bene. Il voto in questione è 6,5. No. Ora vi spiego il perché. La trama meriterebbe un 7. La trama. Il gameplay invece merita di meno, perché il gameplay ha le stesse, cioè ogni vi fa fare tre personaggi, come avete visto nel nostro primo gameplay. Nano, seminano e morto. Nano, elfo e uomo. Nano, sei nano. Il problema è che il gameplay di questi tre personaggi è lo stesso. Le mosse sono quasi le stesse. Certo, ognuno differenzia in base ai poteri e alle armi. Però, tipo, l'attacco pesante è lo stesso che fa l'elfo e che fa l'uomo. E il nano fa lo stesso. E indovinate un po' il personaggio preferito nostro qual è? Nano. Il nano che fa yeah! L'urlo di guerra fa. Ma così fa, ti spacco. Cioè, immaginatevi PS2 ingrossato di 180 kg e vi siete già creato il nano del Signore degli Anelli, la guerra del nord. Comunque, la trama, di cosa parla il gioco? Il gioco è ambientato nella zona nord della Terra di Mezzo, mentre nel film del Signore degli Anelli si svolge nella zona centro-sud, in generale.
Cosa tratta quindi la trama? Si svolge a nord e tratta di questa compagnia di un elfo, un uomo e un nano che devono dare la caccia a questo nuovo personaggio che si chiama Agandaur. Ve lo faccio vedere meglio. Questo personaggio è un personaggio creato appositamente che sarebbe un altro servitore di Sauron. Io all'inizio pensavo che era la bocca di Sauron, invece no, non è la bocca di Sauron. Comunque dovranno fare un lungo viaggio per sconfiggere questo tiranno. Fine. Prego. Non gioca più, grazie. Perché lui non ha mai visto Il Signore degli Anelli. E Sposta il braccio che devo passare. adesso vi farà vedere il gioco che odia di più. Perché è quello che ami più quando la chiave. Lo devo mettere in chiaro, mi dispiace. Allora, raga, io vi porto. Sono uscito. Mafia 2. Ha pagato 20. Posso dire? Ma l'hanno visto. Quindi. Quindi ha pagato 3 euro. Ragazzi, allora come voto? Poi 9 proprio con stabilito. 9, 9. Grafica media, giocabilità sì, ma la GTA torna. Longevità media, ecco, detto Spiega la trama. tutto. Non me l'ha scritta. Cazzo. Ma Vabbè, sei la il gioco trama è che della è della mafia. mafia. Che ascolta tutti qua. E se Dai, la PS2. prende con i vecchi. Dai, PS2. Cosa tratta la trama? Chi Dai, c'è. è protagonista? John Barretta. Joe Barrett. Vito Scaletta. Sembra un giorno, Vito. Sembra la mia. Vai, è finito. Cosa fa Vito Scaletta? Funge. E chi vi è anche? Joe Barbaro, Gio si chiama. Barba. Che cercano di acquisire una posizione di rilievo nella mafia in America, ad Empire Bay. Però nel corso dell'avventura scopriranno che coloro che definiscono amici invece sono dei traditori in generale. Però scopriranno molte cose della mafia americana. Egiziano. E vedrete che il finale. Non si Colpisce. sa, non vi posso spoilerare il finale, però è un finale che lascia a bocca aperta e a bocca asciutta pure. Certamente però vedremo, forse, me lo auguro, di scoprire la situazione o il destino di un personaggio, non posso dire il nome, nel gioco di Mafia 3. E invito chi sa i contenuti dei giochi che stiamo portando a non scriverlo. A Quindi, metà della zona c'è. meno male che non c'è. Allora. L'altro gioco in questione è. Non lo dico solo io, lo dice pure tu. Quindi, l'altro gioco in questione è. E questo per forza devo portarlo: Batman Arkham Origins. Vale, scritto il voto. Bravo. Che voto potrei dare secondo te se agli altri ho messo un voto elevato? Allora, io mi attengo. Posso? Stiamo già perdendo tempo. Allora, il voto di Batman Arkham Origins è 8. Allora, è 8 il voto perché? Allora, la trama rispetto a tutti gli altri capitoli è davvero, e dico davvero, fenomenale. Cioè, la trama di questo gioco è stupenda, è stata davvero un ottimo. La Warner Bros. Ha fatto davvero un ottimo lavoro. Influenza notevolmente il voto il gameplay, perché il gameplay è simile a Batman Arkham City, che a breve vi recensirò. Perché il gameplay è simile, le novità sono pochissime, ma la vera novità principale, oltre che la trama e il gameplay, è anche l'introduzione del multiplayer. Perché il multiplayer ve ne ho già parlato nel video, quindi andatevelo a vedere. Il video che si chiama aspetta, non mi ricordo il nome. Un degno inizio, ecco, un degno inizio. Andatevi a vedere quel video in cui vi spiego com'è l'online, perché se ne parlo adesso finiamo il tempo. Comunque, la trama di cosa tratta? La trama tratta di Batman nei primi anni di carriera, che in questa particolare avventura i suoi nemici lo definiranno. Cioè, insomma, possiamo dire, siamo nei panni di un Batman agli inizi della sua carriera e vedremo un Batman non riflessivo e astuto, vabbè, si vede pure, però un Batman per lo più irruento e che non ci va con la mano leggera, anzi,
meglio dire con i pugni e con i gadget leggeri nei confronti dei nemici. Quindi il voto per me rimane 8. Inoltre, si può dire anche che i personaggi e i cattivi sono davvero ben realizzati, verranno ripresi per il loro stile e design anche da Batman Arkham Knight, basti pensare a Deathstroke o ad esempio Maschera Nera, e mi sono scordato anche di farvi vedere il retro. Ecco qua. Vedete? I tuoi nemici vi plasmeranno il tuo destino. Mi scuso per la luminosità, però questo è il massimo. C'è anche la modalità multiplayer, infatti c'è scritto affronti i tuoi amici, una nuovissima modalità multigiocatore che vi ho già detto fa è completamente schifosa. Niente di che, vai PS2. Io ho brutto fuori da cacca per porto honor, ma io che cazzo ho detto? Medal of Honor. Medal of Honor, Tier 1. Tier 1, prima edition, La ma data. boh che A cazzo. proposito, Batman Arkham Origins del 2013, mi sono Ma boh scordato. che cazzo c'è Batman Arkham Orange. La Inge. data, la data. Ah, la datata. La data di questo gioco quant'è? Ah, da 1967, non lo so. 2010. 2010, Di cosa brutto. tratta? Ah, prima il voto. Brutto appoggio di me, non ricordo. 8 brutto appoggio da cacca. Allora, come grafica io darei. Cazzo, guarda. Vabbè, come grafica io. Ottima. Perché Guardare a me, di guardare la telecamera. fare brutta scena? Ma non lo so. Questo foglio è del rosso. Allora, che giavellotto che c'è scritto? Giavellotto. Gioca lotto c'è scritto, ragazzi. Giocabilità. È scritto tutto uguale, sempre giocabilità scritto. Giocabilità. Vabbè. Gioca balata, abilità nuova, buona, buona. Novità multiplayer, longevità media. Beh, Tatrama. 16 anni. E muoviti! Allora, la trama si tratta della guerra dei nostri tempi, più o meno. I tempi scorsi, tempi 6 anni fa. La guerra contro. L'Iraq, l'Islam, le stesse cose che succedono oggi, purtroppo. Anche se qui nel gioco non vengono chiamate forze, così vengono chiamate OPFOR, ovvero forze di opposizione nel multigiocatore. Comunque, devo dire che le storie dei personaggi sono davvero avvincenti. Non vi volevamo portare anche Medal of Honor Warfighter, il sequel, però non è allo stesso livello del primo, perché io vi posso dire ho giocato soprattutto a questo e questo mi ha colpito profondamente. I protagonisti sono Rabbit, Dante Adams, cioè sono tanti soldati che hanno dato la loro Che vita. poi uno di questi muore Non purtroppo. diciamo chi, non dobbiamo dare Ho detto spoiler. che muore. Comunque, uno di questi muore, però non diciamo chi A esattamente. sorteggio. Comunque, devo dire che questo è un gioco che fa capire molto. E che non ho parole perché è davvero un bel gioco. Un bel gioco soprattutto per la trama. Per il gameplay, perché come Medal of, cioè, giochi guerra, però la trama, non lo so, a me mi ha colpito molto, molto. Allora, l'altro gioco in questione, in modalità Platinum. Allora, Strange. il voto c'è già scritto qui. La Però data. io non ho dato questo voto, infatti me lo sono scritto per non dimenticarmelo, ho dato 8,5. No. Questo qual è? Sì. 8,5, perché? Perché questo gioco, Questo qual è detto? lo dico tra poco, Ah, ok. ricordamelo se non lo scordo. Sì. Allora, questo gioco qui, devo dire che rispetto a tutti gli altri della serie di Arkham, si avvicina, no, si avvicina, Arkham Knight, ecco, si avvicina a questo. Per quale fatto? Per il fatto della teatralità e delle fasi dark e oscure. Perché il gioco è ambientato in un Beato. manicomio, ovviamente. Non può essere ambientato in un asilo nido. Se è ambientato in un asilo nido, la questione cambiava. Batman contro bambini. Trama generale. Batman rinchiude Joker nel manicomio. Però Joker aveva attuato un piano di evasione, quindi raggruppa tutti i supercriminali per attirare Batman nella trappola, ovvero nel manicomio, e per terminarlo una volta per tutte. Diciamo un po' come doveva essere il modello principale di Arkham Knight, ma alla fine non è stato così. Che dicevano tutti i nemici di Batman si alleeranno contro di lui, invece uno è qua, uno è là e uno si fanno per cazzi loro. Detto in Sì, generale. è veloce che sono La rimasti novità 9. PS2 sto Sono parlando. rimasti 9 Tranquillo, minuti. tranquillo. La novità del gioco qual è?
Vabbè, anzitutto è il primo capitolo, quindi novità ci sono in fatto di gameplay, di avventura, esplorazione, si vede il free flow combat system, la modalità detective, si vede tutto quanto. Però la novità per quanto riguarda l'esclusiva PlayStation 3 è giocare nei panni di Joker. Non so se ora ve lo faccio, provo a farvelo vedere. Qui c'è scritto proprio gioca nei panni di Joker. Mi dispiace se non si vede, però c'è scritto proprio gioca nei panni di Joker, solamente nelle mappe sfida. Comunque, questa modalità sarà disponibile anche nell'edizione di Return to Arkham, che ricordiamo sarà l'edizione rimasterizzata dei primi due capitoli, Arkham Asylum, Arkham City per PS4. Tutti i DLC, compreso questo, saranno presenti in quella remastered. La trama, quindi, ve l'ho spiegato, la grafica è eccelsa, la longevità è eccelsa e il gioco è eccelso. Ah, Jess. Tutto. E a me Muoviti parla. però, PS2. Mignana mezz'ora, E to! allora, muoviti. Ma. E a me porta la nuova. Allora, gioco voto 7, gravità elevata. Finito. Ah, che cazzo. Vabbè, porta la nuova. Eccola qua. Voto 7, grafica elevata. Giocabilità media. Novità. Indagare. Bella novità. Però. Indagini. Le Longevità tata indagini sono semplici o difficili, PS2? sottosto è diverso. Longevità A proposito, elevata. alla fine dovremmo dire qualcosa. Comunque, lo consigli questo gioco? Perché è difficile e facile. Tanto che faccio nemmeno l'ho reato lo E scorso. l'altra pecca per PS2 è che non puoi sparare in mezzo alla città perché sei un poliziotto. E questa è la pecca sua. Penultimo Volevo fare l'ace, ma gioco che vi porto io. Ho portato un episodio online di Transformers: La caduta di Cybertron. E il voto di questo gioco è 7,5. Perché 7,5? Ah, non vi ho fatto vedere il nome retro. Eccolo qua. Il ma tu ne hai retro. portato Ho Transformers. portato un solo episodio di questo online. La trama è il sequel della battaglia per Cybertron. E si vede tutti i Transformers, Autobot, anzi, per lo più Autobot. Vabbè, anche Decepticon, che tendono a andarsene da Cybertron perché oramai è un territorio in rovina e decidono di andarsene da casa, però verranno ostacolati gli Autobot dai Decepticon e quindi si vede questa battaglia. Ho dato 7,5 per il gameplay perché è più innovativo e più fluido rispetto alla battaglia per Cybertron, mentre la caduta per Cybertron di Cybertron è molto più lineare. La modalità multiplayer è molto migliorata, vi sono più Transformers e ovviamente vi sono i Dinobot che mi sono. Cioè, mi piacciono i dinosauri, quindi mi piacciono anche i Dinobot. Comunque, di questo gioco, se ve lo prendete, vi consiglio soprattutto l'online e non il single player. Perché il single player è bello, ma poi dopo, cioè, è corto, non è proprio elevato. allora io vi porto e picchi micchi micchi picchi L'ha scelto lui il gioco? perché non è un caso si porta qui il voto è proprio ho bucato lo schermo perché allora la grafica Non strappare foglie. normale Il voto non l'hai detto. si sì, ho fatto Però devi dirlo pure. ah sai che cazzo ma così vabbè sai dopo che mi ho rotto lo schermo però sai. Allora, qua i pompieri c'è scritto, giocabilità, sempre normale, non so cosa c'è scritto, novità, multiplayer, Sì, multiplayer longevità, perché va a giocare come Oswald, come con lo Sguardo, secondo giocatore. longevità, media, perché fa La schifo. trama. Non ci ho capito un cazzo, boh. Vabbè, dopo lui deve ritornare nel Suo, mondo, perché quello ora... Wasteland, non mi ricordo. Ed perché Bello. c'è Wasteland, si può dire in rovina, ma non mi ricordo come si chiama. E c'è quel dottore pazzo, non ricordo perché ci ho giocato nel 2012, quindi vedete un po' il conto. E verrà aiutato da Oswald per, diciamo, indagare sul ruolo di questo dottore pazzo. L'ultimo gioco che vi porto io, che purtroppo non ho la custodia perché l'ho Scusa. comprato in modo digitale, è questo. Ecco, Batman Arkham City. Ve lo dovevo portare per forza Arkham City. Ma Allora, Arkham City il voto è 9,5. 9,5, cioè il voto quasi più alto di tutta la serie di Arkham. La trama. Se già Arkham Asylum e anche Arkham Origins erano un gradino elevato, questo li supera. Di trama è assolutamente ben realizzato.
anche grazie al lavoro di Paul Dini e di tutto lo staff della Rocksteady, che mi sono scordato di dire che la serie Arkham l'ha curata la Rocksteady, a parte Arkham Origins Ci sono. che l'ha curata invece la Warner Bros. La trama è ambientata dopo i fatti di Arkham Asylum, quindi non posso dare spoiler, però vi posso dire che il finale è davvero degno di questo capitolo, che è lodato in tutti i siti delle recensioni, hanno dato quasi tutti il voto di 9, Ma tu l'hai dato quasi al tutti. voto. Sì, 9,5, 8 di più. Anche se io tecnicamente volevo mettere 10, però ho messo 9,5 perché il gameplay è molto ricco e vario. L'unico difetto secondo me è la mappa. Perché la mappa è grande, sì, però non ha i livelli di Arkham Knight o anche Arkham Origins. Arkham Origins ci dicevano che era più grande, era 5 volte più grande di Arkham City, e invece l'aggiunta, sai qual era? Di un piccolo spazietto, una piccola isoletta, è la Batcaverna. Comunque, di questo gioco di Arkham City, il punto principale è la trama, perché la trama è davvero fantastica. Quella di Arkham Origins però di più, devo dire la verità, è più, molto più bella quella di Arkham Origins. Arkham City pure. Bene, il gameplay non so che parola dirvi perché è fantastico. Dobbiamo dire però l'ultimo fatto. Di tutti questi giochi PS2, quale consiglieresti e quale non? Io li prendo tutti. Mafia 2 No, prendili tutti e indica quali di vuoi. nuovo. Ah, li hai Mafia messi a posto, va bene. Allora dici. 2. Quale cazzo fa? Watch Dogs e Medal of Honor. Medal of Honor. Epic Mickey. Poi Ma Mangumur. quale altro gioco hai portato? Mi sono Lanoir. scordato. La Noir? Nemmeno. Poi tu se l'hai portato un altro, non mi ricordo. Io No, ho invece. portato questi. Vabbè. La serie Arkham, io 1, 2 e anche Arkham City, che purtroppo non vi ho fatto vedere perché l'ho comprato in modo digitale la copertina, ve lo consiglio. Ve lo consiglio così. Se siete fan, ve lo prendetevelo, ma a me non mi piace. Ve lo consiglio se vi piace i giochi online, questo. Se vi piace giocare online con gli amici, questo ve lo consiglio vivamente. Come Transformer, mi sono scordato di recensire La Vendetta del Caduto. Lo Comunque, recensiremo in un prossimo episodio. ragazzi, da vabbè, saluto, dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare gli iscritti. Inizi tu o inizio io? Ma sempre a turno. Tu. Inizi tu? Zero Absolute. Zio Nike. Zio Alex. Sai che croft. Daniel Vercesi. Poi Infamous. videogame sita, videogame Videogame sita, Sita, Infamous, Gobby Mix, Max, Gabbo Mix, Gabba Mix, scusa, poi Sorin, saluto, Giuseppe, Giuseppe, saluto anche Gabbidelu, basta, sembra che non mi ho dimenticato nessuno, no, vabbè, salutiamo tutti quanti gli iscritti, proprio tutti, tutti, nessuno, nessuno. non ci siamo scordati nessuno, comunque, noi salutiamo i più costanti. Però salutiamo in generale tutti. Mi raccomando, fate sentire la vostra È voce. David Oscolo. Davide. David Oscolo. Davide Oscolo, chi è? David Oscolo i tuoi e non lo so io. Vabbè. Allora, speriamo che questo video recensione. Parla, parla, dimmi. Vai, veloce. Va bene. No, tu devi concludere. E Speriamo che il video recensione vi sia piaciuto. Il video recensione dei giochi PlayStation 3. Questa è solamente una prima parte. Può darsi che faremo una seconda parte dei video di recensione. io. Ho una terza parte. O una terza parte. Ho una Dipende dai quarta giochi che parte. abbiamo. E Ho una faremo quinta. anche una recensione dei Sì. giochi PlayStation 4 e della PlayStation 2. Dobbiamo continuare. Credo di recensire il gioco della chiave. Va bene. Dai vostri amatissimi. Forever. Proviamo. È tutto. Oh. Ovviamente non scherziamo, cioè scherziamo. Passata. E manca salutato, come luma. Vabbè. Se questo A te passa. l'onore, a te l'onore di Ciao, concludere. ciao, 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 ciao. Devi concludere in maniera degna. Ok, arrivederci. Va bene.
Arrivederci, grazie.